Buongiorno a tutti, sono Maria Teresa della PS Genovese Zenzero. La conferenza di oggi si inserisce in un ciclo di conversazioni che Zenzero, insieme all'Ecoistituto di Reggio Emilia e Genova, ha avviato da un po' di tempo, da quando si è cominciato a parlare di transizione ecologica e della quantità sostenuta di finanziamenti che sembra arriverà dall'Europa. Abbiamo cominciato a interrogarci che cosa intendiamo per transizione ecologica e quale transizione ecologica vogliamo e cosa bisogna fare affinché sia una reale transizione ecologica. Abbiamo girato queste domande a degli esperti su vari argomenti, un po' per dare informazioni e un po', come si diceva le volte scorse, anche per fare un po' formazione. Ormai le buone intenzioni non bastano più. Bisogna avere informazioni, conoscenze e divulgarle. Gli incontri si svolgono sia in presenza al Circolo Zenzero di Via Torti di Genova, sia in collegamento Zoom. Sono registrati e possono essere scaricati dalle nostre pagine social. Oggi abbiamo in collegamento con noi Enrico Martini, geobotanico, come si definisce lui. Enrico è genovese, si è laureato in scienze naturali e in scienze biologiche, ha insegnato all'Università di Genova, alla Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali e alla Facoltà di Architettura. È autore di oltre 200 pubblicazioni, si è occupato di pianificazione del territorio e tutela dell'ambiente e ha svolto indagini sullo stato di salute dei boschi e dei nostri alberi. È stato consulente di numerosi enti, molti in Liguria, dalla regione ai comuni di Sanremo, di Genova, eccetera, ma anche del comune di Merano e del Parco Lombardo del Ticino, tanto per citarne alcuni. Si è occupato a fondo del fenomeno degli incendi boschivi. Nel 92 ha pubblicato un libro su questo argomento, Boschi in fiamme, perché, come e che fare. Con Martini cercheremo anche di capire se in effetti, come si dice, ultimamente 1.000 miliardi di alberi potrebbero salvarci. Prima di passare la parola al Circolo Zenzero, dove Federico Valerio di Ecoistituto avvierà la conversazione con Enrico, vi ricordo, come sempre, che per la discussione preferiamo che le domande vengano scritte in chat per dare a tutti la possibilità di intervenire. E vi raccomando caldamente di chiudere i microfoni e le telecamere. Un'ultimissima cosa, ringrazio Christopher che ci fornisce il collegamento Zoom e, come avete già visto da questo inizio, ci segue pazientemente e ci assiste nelle nostre dirette, supportandoci dal punto di vista tecnico. Grazie e a te Federico. Federico, hai il microfono spento. Buonasera a tutti, buonasera Enrico e grazie di essere venuto qui con noi. Insomma, è da tanto tempo che non ci vediamo e questa è un'occasione per parlare. Se tu sei d'accordo, ci daremo del tu, perché sono, ripeto, proprio per la nostra conoscenza. E io comincerei a chiederti appunto una spiegazione. Il geobotanico di cosa si occupa? Questo perché forse può essere interessante per chi ci sta ascoltando, per poi entrare nel merito degli approfondimenti che sicuramente faremo durante questa nostra chiacchierata. A te, Enrico. Sì, il geobotanico non è uno strano mostro con due teste, una geologica e una botanica. La geobotanica è una disciplina complessa che si compone di tre materie: floristica, fitogeografia ed ecologia vegetale. La floristica si occupa di individuare le specie, di trovarne delle nuove e di descriverle. La fitogeografia studia la distribuzione nel mondo delle specie, ma anche delle grandi associazioni vegetali come la foresta, la savana, la steppa, la tundra e così via. E beh, per quanto riguarda l'ecologia vegetale, è un termine ben noto a tutti, quindi trascorrerei. Consentitemi solo un'anticipazione. Si parla sempre di foreste, di estensione delle foreste, patrimonio forestale, corpo forestale, fissazione dell'anidride carbonica delle foreste, ma una definizione di foresta, quale è? Perché voi capite che dire soltanto chiamo foresta un bel bosco, beh, questa è una definizione da terza elementare, se volete, da prima media. La fitogeografia, mi ha dato l'aggancio a parlarne. Mi consente invece di dare una definizione scientifica che deve essere precisa. Un bosco è un insieme di alberi, a più o meno compatto, che alberi che a maturità raggiungono tutti, come
con la loro chioma la medesima altezza. Una foresta invece è pluristratificata, noi possiamo avere alberi alti 15 metri, ma sopra le loro chiome ci sono altre chiome, di alberi alti 30, poi alberi altri 45-50 metri, fino ad alberi alti 70 metri. Per cui le foreste sono pluristratificate e i boschi sono monostratificati. Yeah. Le foreste si trovano nella fascia equatoriale e poi un poco nelle zone tropicali dove ci siano grandi fiumi e da noi ci sono soltanto boschi. Nelle zone temperate sì, quindi da noi parliamo solo di bosco, quindi cercherò di attenermi. Sarebbe corretto parlare di boschi e non di foreste. Assolutamente sì. Senti, io con questa nostra conversazione la prenderei un po' da lontana. Ci siamo già in qualche modo preparati per questo. E comincerei a chiederti, ma di che anno sei? Quando sei nato? Ah, sono dell'inizio del 1940. 1940. Sì. Sei qualche anno in più di me, perché io sono del 46. Questa domanda è perché hai un'idea di quanta anidride carbonica hai respirato quando hai fatto il tuo primo vagito del lontano 1940? E questa è una domanda che ripeto un po' a tutti. Ecco, se Maria Teresa ci fa vedere la prima slide, compriamo un po' il segreto. Bene, in quegli anni, dal 40 al 46, i dati sono stati, poi magari ne spiegherò da come li abbiamo ottenuti. Ecco, io e te abbiamo respirato, quando siamo appena nati, 310 parti per milione di anidride carbonica. Anidride carbonica è questa molecola CO2, che vuol dire che è fatta di un atomo di carbonio e due atomi di ossigeno. E la sua concentrazione, come vedete, si misura in modo un po' particolare, parla di parti per milione. Ora abbiamo visto come nel corso di praticamente di 75-80 anni la concentrazione di anidride carbonica è aumentata enormemente. Abbiamo per caso la curiosità, Gesù bambino, quanta anidride carbonica può aver respirato 2000 anni fa? Ecco qua, nel primo anno dopo Cristo la concentrazione di anidride carbonica del pianeta era 276 parti per milione. Oggi siamo a 406. E questo fatto che sappiamo quanta anidride carbonica appunto era presente sul pianeta nell'anno 1000 e anche oltre, lo sappiamo perché siamo andati a fare un carotaggio nei ghiacci dell'Antartide che ha di fatto memorizzato tutta la neve che anno dopo anno cadeva sul Polo Sud, intrappolando i gas che erano presenti in quel momento nell'atmosfera. Di qui abbiamo potuto dedurre questo fatto. E come vedete, il dato, l'anidride carbonica, sostanzialmente negli ultimi 2000 anni, è costante. Ed è aumentato improvvisamente, e lo vedete alla fine di questo schema sul lato destro, sostanzialmente alla fine degli anni del 1800, dove c'erano 287 parti per milione, per arrivare rapidamente nel giro di due secoli a 406. E questo è il problema che abbiamo, perché è un problema nuovo. Allora a questo punto passo la parola ad Enrico. Ma Enrico, scusami, adesso appunto da botanico, da geobotanico, dice un po' la tua. Ma gli alberi che hanno a che fare con l'anidride carbonica? E in generale i vegetali? Posso parlare? Certo. Allora, per le piante l'anidride carbonica è nello stesso tempo un alimento e un rifiuto. Le piante verdi si nutrono con un processo di cui tutti noi conosciamo il nome, la fotosintesi clorofilliana. Si compone di centinaia di reazioni chimiche, ma noi lo possiamo schematizzare al massimo in acqua. Più anidride carbonica dell'aria, più energia luminosa, che attenzione è del sole, ma può essere anche di una semplice lampadina, uguale zucchero, è un gas di scarico. E qual è questo gas di scarico? Il più prezioso dei gas di scarico per noi, l'ossigeno. A questo punto, perché dico che l'anidride carbonica è anche un rifiuto e non solo un alimento? Perché le piante respirano esattamente come noi, per 24 ore al giorno. Ora, di giorno la fotosintesi è ben più potente della respirazione, in linea di massima più o meno 30 volte più potente. Di notte rimane solo la respirazione. Di conseguenza, il vantaggio che si ottiene nelle ore diurne va in piccola parte dissipato con il buio. Però complessivamente le piante, gli alberi in generale, accumulano sotto forma di lignina, di legno, insomma, nelle loro radici, nelle foglie, l'anidride carbonica presente nell'atmosfera, è così? Certamente.
Ma tutte le piante hanno lo stesso funzionamento, cioè ci sono piante che assumono più facilmente o in maggiore quantità l'anidride carbonica. C'è anche un problema dell'età delle piante. Un albero giovane assorbe tanta anidride carbonica sotto forma appunto di lignine e altre cose di quanto lo sia un albero adulto. Che notizie abbiamo rispetto a questo? Sì, intuitivamente hai già detto tu, comunque nell'ambito delle piante, anche delle piante erbacee, si sono sviluppati dei meccanismi di fotosintesi ad alta efficienza. E infatti queste piante crescono più rapidamente delle altre. Certo, con la senescenza, come diventiamo brutti e tarlati noi, anche un Stessa albero cosa con le piante. ha i suoi grossi problemi. Per carità, voi siete bellissimi anche da anziani, io no. Se hai un'idea di, ecco, dalle parti nostre, quale potrebbe essere l'albero che assorbe con maggiore efficacia l'anidride carbonica dall'atmosfera? Sì, guarda, non si può dare una risposta precisa a Non c'è. questa domanda. Sotto questo profilo, gli alberi devono essere distinti in due gruppi, cioè quelli a fogliame persistente, i sempreverdi, e quelli a foglie caduche, cioè le piante caducifoglie che vanno in riposo invernale. I sempreverdi hanno foglie piccole, più o meno coriacee, possono fotosintetizzare di giorno tutto l'anno, ma essendo piccole le foglie, la resa Minore. è complessivamente modesta. Gli alberi caducifogli hanno foglie più o meno larghe, ma il problema è che la fotosintesi si attiva all'inizio della primavera e scompare in autunno. Ho capito. E in pratica il processo si svolge per metà dell'anno, ma con un rendimento maggiore, data la maggiore ampiezza delle superfici fotosintetizzanti. Di quanto dipende da numerosi fattori, perché in primo luogo bisogna sapere se un albero cresce in un luogo che soddisfi al meglio le sue esigenze ecologiche, perché le esigenze ecologiche non ce l'hanno solo gli animali. Se io vedo in uno zoo un dromedario e un orso bianco, capisco che uno dei due sta peggio dell'altro, stanno malissimo tutti e due, ecco. Ma questo vale anche per le piante. Io E vorrei quindi tornare un attimo appunto al problema dell'anidride carbonica, perché noi sappiamo che c'è stato questo accordo di Parigi, dove finalmente, poi vedremo con quali risultati, ma finalmente tutti i paesi, poi alla fine anche gli Stati Uniti, nonostante poi Trump si sia tirato fuori, hanno deciso che in effetti il problema c'è. Noi, come dire, abbiamo ancora, mi pare di capire, il 99% dei ricercatori che si occupano di questo tema sono d'accordo, la crescita dell'anidride carbonica è un problema dovuto al fatto che l'umanità sta utilizzando combustibili fossili, quindi antiche piante che avevano accumulato milioni di anni fa, sottratto l'anidride carbonica dall'atmosfera e che adesso, sotto forma di benzina, gasolio, metano, eccetera, bruciandoli, stanno rimettendo quell'anidride carbonica che avevano assorbito appunto milioni di anni fa. L'accordo di Parigi prevede che tutti i paesi debbano decarbonizzarsi, questo è il termine. E vediamo l'Italia. L'Italia ha una produzione di anidride carbonica pro capite attuale, diciamo il dato si riferisce al 2019, di 6 tonnellate all'anno a testa. Noi dovremmo nel 2030, quindi tra una decina d'anni, quindi neanche tanto, passare da 6 a 3. E nel 2050 dovremmo passare da 6 a 1. Quindi come possiamo capire è un grosso sforzo che dobbiamo fare tutti quanti, ovviamente non solo gli italiani, ma tutto il mondo. Ancora di più, ovviamente, chi ha un consumo pro capite più elevato di tanti altri, gli Stati Uniti, il mondo arabo e così via, insomma, questi sono in testa. Ecco, la domanda era, qualcuno sta, come, oh, quindi dovremmo sicuramente passare a fonti energetiche rinnovabili, ne parleremo anche nelle prossime conversazioni in maggiore dettaglio, e qualcuno però sta appunto proponendo di fare ricorso anche alle piante, perché quello che si capisce è che sì, se andremo a usare sempre più e forte energie rinnovabili, quindi solare e eolico, rallenteremo il bruciamento di petrolio, di carbone e quant'altro. Però siamo sempre, come avete visto, a livelli molto alti. Ogni anno, si aumenta di circa 2 parti per milione, siamo a una quota veramente enorme. Dovremmo cercare di diminuire anche quella. E c'è chi propone, appunto, di piantare alberi. Si parla di quantità stratosferiche. 1.000 miliardi di alberi. Ecco, io volevo sapere da te, cosa ne pensavi di questo. È fattibile? È un'idea valida? Che problemi potremmo avere? Vale la pena farlo? C'è molte persone che stanno piantando alberi in giro anche per l'Italia, in modo molto volontario, no? Andando a vedere. Che ne pensi? Potrebbe funzionare? Vale la pena farlo comunque?
Guarda, premesso che gli alberi migliori sotto questo profilo devono avere una chioma molto espansa, e io ipotizzo platani, tigli, ipocastani messi in ambiti con un clima submediterraneo, però tu citi poi la quantità di anidride carbonica, ad esempio, che secondo la James Cook University di Brisbane, Queensland, Australia, un albero riesce a bloccare se si è insediato in un luogo cittadino, sia che si trovi in un ambiente naturale. Citi dati di questo genere? No, Perché bisogna io ho trovarli. questo. No, ma no, diceli tu perché è interessante, Allora, questo non. guarda, in pratica questo studio della James Cook University è anche stato pubblicato su Trend in Plant Sciences e dice che un albero in un contesto urbano, quindi soggetto a molti motivi di stress, può assorbire in un anno da 10 a 20 kg di anidride carbonica, che in un contesto naturale possono diventare tra 20 e 50 kg. Se si aumenta il tenore di anidride carbonica, per un po' le piante mangiano di più. Se aumenta oltre un certo livello, è presumibile che il metabolismo subisca degli Sì. Di squilibri e di conseguenza le piante potrebbero questo è il dato che è fare mente, quindi non è per le piante non è bene che anche loro. l'anidride Che si carbonica vada aumenta, oltre vero? un certo livello, certo. Per quanto riguarda poi il discorso piantiamo 1.000 miliardi di alberi, premessa, benissimo piantare nuovi alberi dove si rispettino le loro esigenze ecologiche, per carità. Però prendiamo le statistiche cum grano salis, perché le statistiche ci dicono qual è la superficie occupata, ma qual è il livello qualitativo non ce lo dicono affatto. Anzi, c'è da essere molto critici su questo aspetto. Ma lasciatemi proporre il mio esempio molto piccolo. Dopo che mia moglie è diventata invalida totale in un tragico incidente con 5 morti e 43 feriti, io ho fatto costruire un annesso alla casa principale privo di barriere architettoniche e in classe A di risparmio energetico. Ho dotato questa espansione dell'immobile di 2 pannelli solari e di 24 pannelli fotovoltaici di ultima generazione. Abbiamo iniziato ad abitare in questo annesso 3 anni fa. Il computer che gestisce l'impianto mi ha detto che alla data di oggi, 26 ottobre, alle 5 del pomeriggio, di questo pomeriggio, vendendo energia elettrica in surplus al GSE, ho guadagnato dall'inizio di quest'anno 708,07 euro e nel totale dei 3 anni 1.831,89 euro. Ma lasciamo perdere questi aspetti. La quantità di anidride carbonica che non è stata immessa nell'atmosfera da me e da mia moglie è ammontata dopo 3 anni a 8,09 tonnellate, pari a quanto avrebbero assorbito 207 alberi già adulti. Di fatto, chi ha elaborato questi dati ha ipotizzato che un albero adulto fissasse 37 kg all'anno di anidride carbonica e questa fissazione di anidride carbonica da parte di casa mia è cominciata subito. Ma io, se pianto alberi, produco di fondo nell'ambiente anidride carbonica adesso. Ma questi esemplari cominceranno ad assorbire anidride carbonica in misura ottimale fra 15 o 20 anni. Quindi come colmiamo questo divario? Non voglio apparire un dissacratore, ma dico che benissimo piantare nuovi alberi, ne abbiamo bisogno, soprattutto con le assurdità climatiche che stiamo vivendo anche in Siracusa, ma non so se avete visto su internet cosa è successo in Tunisia. Però l'avvenire, secondo me, per avere subito un grosso vantaggio deve essere diffondere pannelli fotovoltaici. E credetemi, di ultima generazione, vero? Ed efficienza E credetemi che energetica, non prendo immagino. soldi dalle ditte che No, dicono. ne parleremo nella prossima conversazione con un esperto proprio Benissimo. di questo settore, quindi potremo Benissimo. approfondire. Comunque, tornando all'argomento che stiamo trattando, tutti, direi, la Regione Liguria, ma anche poi gli organismi nazionali che si occupano di politica dei boschi italiani, ci stanno dicendo che come dire, la copertura verde, adesso uso questo termine un po' generico, sia della Liguria che del resto del paese sta aumentando. Io la domanda era, ma questa è una buona notizia in generale, oppure anche su questo dobbiamo farci un po' qualche ragionamento per capire un po' meglio come sia possibile, se sia necessario comunque intervenire in modo adeguato. Tu cosa ne pensi dal tuo punto di vista?
Io vorrei dire che i boschi a grandi linee si dividono in due categorie, le fustaie, cioè i boschi d'alto fusto e i cedui, cioè quei boschi che sono sfruttati magari da secoli tramite il taglio alla base che poi risvegliano dei polloni, dei getti basali, che, ognuno dei quali cerca di diventare il nuovo fusto senza riuscirci, perché se noi ci mettiamo a mangiare in 10 dove c'è da mangiare per 3, ci alziamo con una fame nera tutti e 10. E a questo punto, le superfici occupate da boschi cedui, che poi come livello qualitativo vanno a braccetto con i nuovi boschi che si stanno formando, ammontano a ben 36.631 km quadrati, cioè il 41,8% delle zone boscate. Questo è in Di Italia, conseguenza, scusami. In Italia. scusami. È in Italia questo dato che ci state In dando? Italia, sì. Scusami. La superficie dell'Italia è poco più di 302.000 km quadrati, 302,073 mi sembra. Ora capite che avere dei boschi degradati pari al 41,8% delle zone boscate significa che non si deve essere tanto, tanto soddisfatti e dire abbiamo già risolto il problema, sicuramente 3 tonnellate a testa nel 2030, ecco. A me non piace parlare in modo astratto senza poter dimostrare con immagini quello che dico. Allora vi darei appuntamento, poi Sì, mi non dirai meglio l'ho tu, già detto, all'appuntamento del 14 dicembre quando proietterò le immagini. certo. Tenete presente che ci sono discordanze totali fra gli specialisti, soprattutto fra i forestali e i naturalisti. Per esempio, io dico che un bosco d'alto fusto, anche su terreni in pendio, difende questi terreni molto meglio del bosco ceduo, perché quando io taglio la chioma e mi rimane solo l'apparato radicale, donde prende l'energia questo moncone senza più parti verdi per costruire la nuova chioma? La prende dalle radici, soprattutto dalle parti periferiche che sono quelle con il parenchima mammifero ricco di amido. A questo punto, l'albero, se io lo taglio, lo tagliavano spesso, ma anche per esigenze e obiettivi di sopravvivenza dell'uomo, questo albero passa attraverso tutta una serie di stress dell'apparato radicale e si è visto che in certi casi, abbattuti questi cedui, sono comparse delle radici, parti terminali, quelle più vive che svolgono proprio la funzione di assorbimento, non solo di ancoraggio, che erano necrotiche, rovinate completamente. Quindi avere tanti boschi cedui pari al 41,8% delle zone boscate per me è male. Per certi altri esperti su terreni in pendio molto meglio loro. Io vi Comunque mostrerò sono delle boschi in qualche modo abbandonati, perché controllate. c'è anche questa la realtà, no? Scusami? Quello che tu ci stai raccontando è la gestione del bosco che è andata avanti per secoli, immagino. Sì, E però inevitabilmente. attualmente, almeno specie nelle nostre zone collinari o montane, ho l'impressione che c'è l'abbandono, no, di queste zone. E Sì, quindi c'è questi boschi di cui l'abbandono. stai parlando sono boschi che sono stati trattati a ceduo la maggior parte, immagino. Però adesso di fatto abbandonate, questo può creare dei problemi, no? Però attenzione, perché l'uomo da secoli considera il fuoco un grande aiutante, per cui c'è stata in passato questa abitudine, e ancora qua la c'è, di pulire il terreno con il fuoco controllato. E questo fatto, ne parlerò meglio il 14 dicembre, è controproducente perché sul momento si fatica poco e il ritorno delle specie spontanee in una coltivazione è abbastanza rallentato. Ma quando poi si abbandona, ci sono specie che sono agevolate dal fuoco, soprattutto rovi e vitalbe. E a questo punto, queste piante realmente infestanti possono ricoprire i giovani esemplari nati da seme in aree agricole abbandonate, ma anche nei castagneti che non sono boschi, sono coltivazioni, ricordiamocelo. Per cui noi abbiamo delle statistiche che ci fanno vedere come bosco quello che è una serie di piante che sono coperte da rovi e da vitalbe e che Sì, non questo. riusciranno mai a raggiungere quei risultati di fissazione di anidride carbonica. Se io Di guardo, conseguenza, la scusa. situazione è molto più complicata di quanto la Certo. facciano
apparire certe statistiche. Cosa è Dicevo, io successo? frequento la Val d'Aveto da tanti anni, in effetti sono da profano ovviamente, noto proprio quello che stai dicendo tu, la Vitalba è dappertutto e come dicevi tu, poi ci farei immagino vedere delle immagini che esplicano meglio questo fatto, coprono completamente tutti gli altri alberi e anche i rovi in effetti sono molto diffusi. D'altro canto c'è questa tradizione agricola contadina del fuoco che indubbiamente... Una cosa è se dar fuoco, come dicevi tu, controllato con una popolazione presente sul territorio e pronta eventualmente a intervenire se c'è qualcosa che va storta, l'altra cosa un territorio di fatto abbandonato. E questo, ecco, però d'altra parte, appunto, pur questa zona che sto frequentando, io ho notato anche un'altra cosa, non ho il dato statistico, ma sono almeno 40 anni, 30-40 anni che frequentiamo questa zona. Nella Val d'Aveto incendi non se ne sono mai stati. I boschi stanno aumentando, perché lo vedo anche ad occhio da casa mia, no? Che le radure di fronte a casa mia, che magari fino a 30 anni fa erano coltivate a grano o comunque erano coltivate, il bosco sta entrando e sta prendendo piede. Nonostante questo, questa zona non subisce incendi. Proprio penso di potertelo dire con certezza. Io ho una mia ipotesi, ce l'ho, un po', poi magari lo dirai meglio tu. Sono anche le questioni ambientali più favorevoli, ma l'altro perché comunque c'è una presenza umana. Io quello che ho verificato è che ancora adesso c'è l'abitudine, per esempio quando viene una forte pioggia, tutti quanti escono fuori per andare a sistemare i ruscelli per garantire il fatto che ci sia un ruscellamento che non porti via terreno, tanto per dirtene una. Si sta ritornando all'uso del bosco. E la cosa interessante è che sono i giovani che se ne stanno occupando, anche questo perché la zona del parco dell'Aveto ha favorito anche questo tipo di attività. Ecco, allora la domanda era, quindi questo, intanto il tuo parere su questa realtà minuta, se concordi o se hai qualche altro elemento. L'altro era, la domanda era, ma chi vuole comunque rimanere in quei territori e vuole avere un ritorno economico anche dai suoi boschi? Soltanto un accenno, ovviamente, tutti quanti si riscaldano con la legna, molti molti casi prodotta nei boschi di propria proprietà, quindi anche questo è un fattore di controllo del territorio che favorevole appunto che non avvengano incidenti, incendi e quant'altro. Ecco, ma per venire mettere insieme il fatto che, come dire, rimunerare chi ha un bosco e lo tiene e lo fa crescere ad alto fusto perché almeno per motivi in parte che ci siamo detti, perché comunque quello è il contributo migliore che dà anche al sistema bosco, eccetera. Come è possibile farlo? So che si parla praticamente di rimunerare in base alla quantità di anidride carbonica che questo bosco sta accumulando. Si parla di queste cose. Te ne parlo, ve lo so, però non volevo sentire il tuo parere. Se ne parla perché è uno dei criteri di questi per poter in qualche modo incentivare il passaggio, no? Chi fa azioni, come dire, positive, quindi fa risparmiare carbonio al sistema, deve avere un ritorno economico. E questo, anche per chi è un possessore di boschi, ci può essere questa cosa. Tu cosa ne pensi? Guarda, devo riandare un pochino indietro nel tuo discorso. In Val d'Aveto, perché un bosco bruci, bisogna dare tanto di quel kerosene che non immagini. Per un motivo semplicissimo, che gli alberi che crescono in Val d'Aveto non hanno il problema del reperimento di più acqua possibile e anche la sua tesaurizzazione. Confermo, confermo. Gli incendi si verificano soprattutto nella fascia mediterranea, ma per un motivo ben preciso, perché le piante per tesaurizzare l'acqua dispongono di principi che la attraggono e la trattengono con notevole energia, non se la lasciano scappare. È un vantaggio e le piante riescono a vivere con pochi litri, non per un lungo periodo, ma pochi litri di acqua al giorno, anche certi lecci e via dicendo, non monumentali. Ma il problema, il rovescio della medaglia, è che queste sostanze sono altamente volatili e incredibilmente infiammabili. E a questo punto è proprio lì il problema, perché hanno una propensione a incendiarsi facile. Intendiamoci, non parliamo di autocombustione, che è una grossa Sì, poi cretinata magari in ne parliamo Italia al dopo. momento attuale, però se ci va un malintenzionato e appicca il fuoco,
può avere degli effetti veramente colossali. Per quanto riguarda poi la realtà che ci sono nuove persone che svolgono un'azione di presidio nell'ambiente, anche a fini economici, comprensibilissimi, è una realtà benedetta, perché lo spopolamento genera abbandono e genera disastri, ecco, soprattutto se la pressione antropica è stata prolungata per secoli. Ma il problema non viene tanto concepito. Molti boschi sono di proprietà di enti pubblici, in questi casi lo sfruttamento economico passa in secondo piano rispetto alla vocazione di salvaguardia ecologica Sì. Io e ho idrologico scoperto che geografica. Genova, il comune di Genova, è proprietario di aree boschive, no? Mi confermi? Sì, Anche di non ma piccola Genova è entità. sotto la media della Liguria di un bel po'. Però nei boschi dei privati il bosco si può presentare anche molto degradato dopo secoli di utilizzo. Certo. Per far evolvere una situazione più o meno compromessa come vitalità degli alberi, bisognerebbe attuare i principi della selvicoltura naturalistica, che sono ben codificati in certe pubblicazioni dei forestali, con la conversione del ceduo all'alto fusto. Ecco. Inizialmente si tagliano tutti i polloni più brutti dalle Enrico, scusa, cepline. scusami Enrico, perché non so se anche le immagini di quello che è successo in Sicilia nei giorni scorsi, no, di queste, appunto, chiamiamole bombe d'acqua, che se il termine non è corretto, questi fenomeni indubbiamente anomali per intensità e frequenza, anche, appunto il cambiamento climatico è questo, comporta un fatto, almeno che io a mio avviso, abbastanza nuovo. Vabbè, una grande quantità di legname che va nei fiumi e ostruisce i ponti, e a livello di mare stiamo notando l'arrivo sulle nostre spiagge di grandi quantità di quello che viene definito legno morto. È un fatto, secondo me, almeno dalla mia esperienza, abbastanza nuovo. Ecco, cosa ci sta dicendo? Perché poi sono le cose che forse stai dicendo anche tu. Possiamo, intanto, se è un fenomeno che si può limitare. Cosa fare del legno morto che arriva sulle spiagge? Magari ne parliamo un attimo se abbiamo ancora un po' di tempo. Ecco, però pensi che sia necessario intervenire per evitare che tutta questa legname, appunto morto, vada a creare questi problemi? Sei d'accordo che comunque è un aumento dei danni che può dare un'alluvione, ancorché, come dire, anomala per quanto riguarda la propria intensità? Guarda, è un discorso complesso che avrebbe bisogno di una risposta complessa. Vabbè, la prossima Dal punto di faremo una vista, puntata ad hoc. tu tieni presente che io ho immagini della foce del Varenna, della foce dell'Era, coperte completamente di alberi devastati. Ma se tu vai a prendere quelli, ti danno la multa. Quegli alberi lì sono finiti nella discarica di Scarpino. Perché non è patrimonio utilizzabile. Ecco, e questa è un'assurdità totale. Poi tieni presente che quando io ho elaborato l'assetto vegetazionale del piano territoriale di coordinamento paesistico della Regione Liguria, avevo redatto anche una relazione ecologica che spiegava tante cose. E una di queste era che per far migliorare i boschi, dico solo la banalità più grande, bisogna prelevare in futuro meno di quanto il bosco cresca nell'unità di tempo, cioè in un anno. All'inizio tagli i polloni, lasci il migliore che deve diventare il nuovo tronco, e lì c'è una raccolta di legname però da ardere, da pannelli truciolari, non da opera. Certo. E successivamente, se vuoi prelevare, devi prelevare meno di quanto il bosco cresca, se no non lo migliori. Allora io dicevo, nei boschi di proprietà dei privati è interesse della comunità che si prelevi poco o niente negli anni successivi, ma allora bisogna che, se per la comunità è un bene, la comunità deve trovare in sé i mezzi per compensare il privato di un mancato reddito dignitoso, doveroso, di una sua proprietà. Bene, prima cosa, la relazione ecologica è stata citata nel testo, ma non ha mai fatto parte del testo stesso. Cioè, si cita che ci sarà, ma non c'è. Perché? Perché il numero uno dell'urbanistica del tempo mi disse: Enrico, tu l'hai scritto in un modo brillante, agile, piacevole da leggere, ma non può essere questo lo stile di un'opera
legislativa, capisci? Quindi l'abbiamo cassata, quindi è mancato tutta la serie di spiegazioni che davo ed è mancato questo auspicio che la comunità, visto che ricava un vantaggio ad avere i boschi in migliori condizioni dal punto di vista sempre della salvaguardia idrologico-geologica, desse qualcosa al privato che dice va bene, io non prendo del denaro dal mio bosco, però tu allora aiutami. Seconda osservazione, il numero uno a livello dirigenziale dell'agricoltura e foreste mi ha detto, professore, io non darò mai l'ok, perché poi mi accusano di avere fatto figli e figliastri, favoritismo e no. E quindi questa proposta è caduta. E a questo punto invece bisognerebbe ritirarla fuori. È una Ecco. volontà politica, mi pare che manchi. Ma Ovunque, sì, forse adesso le ma cose non sono se anche ne cambiate, intendono, no? non Non se ne credi? intendono. Non credi che c'è una maggiore sensibilità che potrebbe forse far sì che queste scelte vengano Guarda, fatte finché adesso? resta questa giunta regionale, credo che può essere Vabbè. sensibile al 1000%, ma Non trattiamo, non entriamo in questa ma cosa. anche le successive. Ecco, io mi sono trovato bene, ti dico la verità, benissimo con l'assessore Signorini, che è Eh stata sì, una persona è vero, anche l'ho onesta. Mi piace conosciuto. che sia mancato, non lo Eh sì, sapevo. vabbè, Era un d'accordo. gentiluomo, una persona onesta, Vabbè, ecco. comunque Ma poi, speriamo. vabbè, d'altra Comunque. parte, se le prescrizioni di massima di Polizia Forestale vietano il passaggio inverso da bosco d'alto fusto a ceduo, per cui se uno ha un bosco d'alto fusto non lo può toccare, Me lo può o toccare. meglio, può ottenere l'autorizzazione a tagliare un albero qua e uno là dove c'è un addensamento maggiore per favorire gli alberi migliori. Ma non può assolutamente rendere remunerativo il suo bosco. Ecco. Senti, Ma volevo in un questo caso accenno. sarebbe bene dargli un po' dei soldi Sì, questo siamo d'accordo e vedremo anche di fare in modo. Sì, perché mi pare che sono proposte che comunque si stanno cominciando a fare, quindi su questo bisogna probabilmente insistere, perché Mi sicuramente. lasci dire ancora una cosa a Certo. proposito di tutto il legname che arriva sulle nostre Prego. spiagge. Un problema gigantesco che accentua i danni delle alluvioni è il fatto che con l'abbandono, ma anche nell'ambito di Genova, crescono alberi nel letto dei fiumi, dei corsi d'acqua. E Eh io sì, mi aveva questo è un chiamato il altro. TG3 regionale, mi ha mostrato un filmato, mi ha detto cosa faresti tu? Quelli lì vanno tagliati perché gli alberi hanno diritto di cittadinanza al di sopra, sulle rive, al di sopra del limite massimo delle piene, non siamo nel Rio delle Amazzoni, siamo in un luogo pesantissimamente urbanizzato e sono stato crocifisso da un'associazione ecologica che non nomino, Vabbè, vabbè. vabbè. Però il problema più grosso è che i ponti si costruiscono da decenni in cemento precompresso. Nell'oscuro Medioevo i ponti si costruivano ad arco e tutto questo legname passava senza creare un effetto diga sotto le arcate. Invece adesso si usa il cemento precompresso perché con due pilastri alle estremità sopporta dei carichi enormi di un tir, di una cementiera, anche di centinaia di tonnellate. Se invece lo pieghi ad arco, quello lì va giù sotto un furgone, capisci? E bisognerebbe tornare a costruire i ponti come si faceva nell'oscuro Medioevo. Beh, questo mi pare anche questa una cosa interessante. Senti, niente, solo visto che un po' di domande ci sono, però prima di passare alle domande ti chiederei, vabbè, cosa si può fare per evitare, per ridurre gli incendi, diciamo pure magari non tanto quelli dolosi, che vabbè, insomma, richiedono, ma quelli che fatti per incuria, insomma, per come dire, in qualche modo disattenzione. Hai qualche idea, qualche Ah, suggerimento? guarda, innanzitutto bisogna dire che gli incendi dolosi surclassano per numero, estensione e danni quelli colposi. La cosa fondamentale per ridurre in modo adeguato l'impatto di queste situazioni aberranti è creare un presidio ecologico sul territorio. E rendere più difficile il lavoro onorato, fra virgolette, degli incendiari dolosi. Io non li chiamo piromani perché piromane è una persona malata che gode
a vedere le fiamme che si sviluppano possibilmente da lei appiccate. Io parlo di gente che, soprattutto per motivi di protesta, appicca incendi. Quando, l'esempio più preclaro, la legge 40 del 77, legge quadro sui parchi liguri, ha fatto passare il 77 con 1500 incendi al 78 con 2168 incendi di protesta, quasi tutti di protesta. Ed è stata trovata anche in una cabina telefonica in Val Nervia un'aquila reale ammazzata con una scritta: Parco delle Ceneri, a voi capire. A questo punto, come si comporta un incendiario doloso così? Va in un posto di crinale. Quando c'è un vento tremendo e aridità prolungata, e incendia la domenica sera. La domenica sera perché così la colpa se la prendono quelli del barbecue che non hanno spento le braci. E lui continua la sua onorata attività. E allora ci vorrebbe la massima sorveglianza sui nostri crinali, soprattutto in quel periodo lì. Bene. Senti, E forse. poi sai, c'è l'invecchiamento dei contadini, cioè un Certo. contadino che è in gamba, se gli scappa un po' di fiamme intorno a una zona in cui lui ha pulito il terreno, ha un'efficienza ben maggiore rispetto a un contadino molto anziano. Certo, è Purtroppo la sicuramente. situazione è complicata. Senti, se vediamo se Maria Teresa, se ci sono delle domande, possiamo in questa fase passare alle domande. Abbiamo poi delle Intanto domande qui. in realtà ho due osservazioni in chat. Va bene, Claudio, vado leggile e poi così. vediamo Sì, se. Claudio rispetto alla invasività della vitalba dice che succede molto spesso anche nel Cunese. E Gianfilippo dice che bisognerebbe che il legno morto non arrivasse sulle spiagge, ovviamente. Io ricordo l'alluvione dell'anno scorso, più o meno un anno fa, a Ventimiglia, c'era. Prima di Ventimiglia la spiaggia che era completamente ricoperta del legno che aveva portato giù il roia durante l'alluvione, no? È chiaro che bisognerebbe che non arrivasse quel legno. Non ho altro in chat. Io sul legno spiaggiato vi posso raccontare una mia esperienza personale perché sono stato invitato dagli ex forestali per dare una mia testimonianza rispetto al fatto che mi hanno chiesto espressamente, visto le mie, come dire, precedenti esperienze, se bruciare il legname spiaggiato fosse pericoloso per l'ambiente. E la mia risposta è stata assolutamente sì, perché il legno spiaggiato, dopo che ovviamente è stato in mare per un lungo periodo, si imbibe di sali, cloro di sodio in particolare, e se questo legno viene bruciato, abbiamo dal punto di vista chimico due effetti. Uno è la produzione di acido cloridrico, e quindi, come dire, usare quel legname nella stufa di casa non è una bella idea perché la corrosione della stufa e dei tubi di scarico, qualora fosse in metallo, è garantita. E l'altro perché è stato assolutamente accertato che la presenza di cloro di sodio e la presenza, tra l'altro, della cellulosa, che a sua volta rientra in questo tipo di reazione, che dal punto di vista molecolare produce quantità di diossine tutt'altro che trascurabile. Quindi, come dire, l'idea di dar fuoco ai mucchi di legname spiaggiato non è una bella idea e bisognerebbe trovare delle alternative, che potrebbe anche essere quella di un lavaggio e poi una trinciare questo legname per usarlo come pacciamatura, eccetera. C'è quel discorso che diceva del fatto che è vietato utilizzarlo. Non so, bisognerebbe un attimo verificarlo. Per esempio, lì a Bogliasco è arrivata l'azienda, su indicazione del comune, l'azienda che tratta il riciclo della carta e i tronchi più grossi li ha raccolti. Immagino e mi auguro per produrre carta, il che ha anche un senso. Non so se Enrico ha qualche notizia più precisa rispetto a questa cosa. No, non sono notizie ben precise, anche perché l'incidente in cui mia moglie ha avuto la peggio risale a quasi 16 anni fa e sono andato via dopo 2 anni di ospedale, sono andato via dalla Liguria. Però vorrei dire, sì, è utile che tu faccia questo discorso sul cloruro di sodio e le conseguenze se lo usiamo nella stufa. Ci sono anche ammassi di legname che non raggiungono il mare.
e anzi possono creare nuovi pericoli se rimangono a stazionare a lungo nel letto dei fiumi o nelle zone golenali. E E su quello che consiglio dai? almeno questi dovrebbero lasciarli raccogliere, perché non abbiamo solo la situazione della Liguria, in cui i corsi d'acqua hanno un regime torrentizio e zone golenali che ormai sono tutte quante abitazioni. Il ponte di Sant'Agata nell'Ottocento aveva 28 arcate, adesso ne ha 5, di cui E 2 beh, certo. tappate. Ecco. Però, per esempio, se andate a vedere il corso del Tagliamento anche su una, o del Piave anche su una cartina, vi rendete conto che può ospitare milioni di tonnellate di legname dopo un'alluvione? Almeno quello lasciarlo prendere solo ai Sì, fiumi. io su questo, guarda, so che il Comune di Genova se ne parlava quando si parlava di realizzare un impianto di compostaggio, di gestione aerobica. Usare proprio questo legname come cippato, come strutturante, il termine tecnico, per questi processi aerobici e anaerobici, naturali, tra virgolette, che trasformano poi questo legname in compost che a sua volta può essere utilizzato nell'uso agricolo, oppure come pacciamatura anche per contenere insomma, il consumo di acqua, dato per fare un esempio. Sono pratiche che stanno prendendo piede e c'è bisogno di questo materiale. Sarebbe il caso di andarlo a raccogliere in modo sistematico proprio per avere questo duplice vantaggio, no? Tenere liberi i fiumi con tutti gli effetti che abbiamo detto e utilizzare al meglio un prodotto, diciamo pure biologico, che all'interno di un ciclo di agricoltura che è attenta a queste cose è sicuramente un grande vantaggio. Cioè, tutto il sottobosco è ricchissimo, no? Di questa vita di cui si parla poco, no? Che a sua volta ha un ruolo molto importante, forse ne parleremo anche perché vabbè, comunque se non anticipo. Su questo torna anche Gianfilippo due volte, nel senso che diceva che bisognerebbe lasciarlo eliminare prima della partenza, non farlo arrivare al mare, no? Ed era la stessa cosa a cui mi riferivo io con l'alluvione del Roja. Il legno che era sulla spiaggia era tutto legno arrivato dal fiume con l'alluvione, Certo. non spiaggiato. Se posso, c'è una domanda di Pinuccia che chiede che ci si soffermasse ancora sull'assorbimento della CO2 da parte degli alberi. Nei piani per l'energia sostenibile per il clima, ovvero i piani relativi ai patti dei sindaci, anche attraverso la forestazione urbana prevedono di ridurre la CO2. Quali piante sono migliori per questa finalità? Bene. Cioè, le città non hanno tutte lo stesso clima, la stessa meteorologia, e gli alberi si possono trovare in una miriade di situazioni diverse. Quindi io direi che in città si possa ottenere poco. Cioè, il maggior rendimento lo si ha se si piantano alberi in luoghi naturali o seminaturali. D'altra parte, anche l'Università di Brisbane aveva valutato in 10, massimo 20 kg di anidride carbonica all'anno il rendimento nella fissazione dell'anidride carbonica di un albero. Bisogna vedere perché in città gli alberi che si adattano meglio al clima, per Genova, sono sicuramente i leci. Anche roverelle, però sono alberi da ambienti seminaturali o naturali, alla gente piace vedere l'albero esotico, non so, i cedri o vatte la pesca. Questi qui creano problemi perché molte poi specie sono anche caducifoglie. Non vedrei un buono sbocco nella piantagione di alberi in città per fissare l'anidride carbonica, anche se è proprio in città che si produce la maggiore quantità di anidride carbonica. Sì, forse la cosa migliore sono gli altri usi, come dire, gli effetti positivi che una superficie arborea in città dà. Sicuramente, per esempio, noi l'abbiamo studiato, la cattura delle polveri sottili o degli idrocarburi policiclici aromatici, ma l'abbiamo fatto proprio sui lecci. Abbiamo dimostrato, e non siamo i soli, che hanno un alto potere di assorbimento. La stessa cosa il pino, comunque gli aghi di pino con la loro strato a cuticola cerosa, assorbe in modo molto efficace
composti molto pericolosi come gli idrocarburi policiclici aromatici, che sono dei cancerogeni. Anche questa è una cosa che abbiamo studiato e verificato, perché anche potrebbero, usandola anche come sistema di monitoraggio biologico. Quindi le piante hanno questo effetto, in più c'è tutto l'effetto che rispetto alla bolla di calore delle città, avere una zona aree ombreggiate da piante sicuramente abbassano in modo significativo le temperature estive del terreno e dell'asfalto. Ecco, questo forse è l'aspetto che ci potrebbe interessare di più per l'uso delle piante in città, e parleremo sicuramente con un altro interlocutore dell'Università di Genova, che ho già contattato, che verrebbe a raccontarci appunto i piani dell'introduzione, appunto, magari non in uno scopo estetico, come stavi dicendo tu, insomma, anche esotico, ma efficace, di piante in ambito urbano, perché sicuramente ci sono molte possibilità di intervento. Quindi sarà un altro argomento che approfondiremo. Poi, se tu su questo vorrei darci anche il tuo parere in ulteriori incontri, ben vengano. Volevo solo dire due cose. I sempreverdi arborei in città possono svolgere anche un ottimo ruolo per ridurre l'inquinamento acustico. Anche tutto l'anno. Sì, è vero, anche questo è importante, giusto? E poi, se mi permetti, io sono un pignolo di ferro. A me dispiace che si dica polveri sottili, perché sottile sarà una fetta di salame se la taglio bene. Ma siccome le micropolveri sono più o meno isodiametriche, come fa ad essere isodiametrico un pallone da football ridotto un miliardo di volte? Sarà Nel sempre se nel settore si usa ma comunque, la siccome la chimica polverizzazione ambientale si usa. una volta sottili, tutta l'Italia dice polveri sottili. PM10 o PM25 o PM0 si qualcosa. sono più o meno tondeggianti, Sì, accidenti. Ma d'accordo. io non guarirò mai, devo fare il pignolo e Devi fare il passiamo. pignolo di professore. No, ben venga. Ti porto via. Ho ancora una domanda Prego. sull'assorbimento Sì. di CO2. Raffaella dice: non va dimenticata la funzione del fitoplancton marino. Brava, allora io l'avevo Fenomeni di scritto, ma cambiamento climatico influenzano anche la crescita e il benessere di tali organismi? assolutamente sì. Certo. Sì, certo. Tenete presente che il mare ha un'azione calmieratrice, però ci sono aspetti controindicati, perché la buona parte dell'anidride carbonica prodotta in eccesso poi va a infilarsi nei mari e negli oceani. Tenete presente che gli oceani e i mari hanno una superficie di 361 milioni di chilometri quadrati, mentre invece le terre emerse hanno 149 milioni di chilometri quadrati, quindi 2,5 volte della superficie terrestre sono acqua. E a questo punto il fitoplancton, e non ne parla nessuno, è fondamentale perché anche lui fotosintetizza, anche lui Sì, fissa anidride carbonica. E, insomma, quando no, una Enrico, questo è famiglia. studiato. Il problema è che la capacità di fotosintesi dei mari attraverso appunto il fitoplancton è arrivata a un livello di esaurimento. In più c'è il problema anche dell'acidificazione che si sta creando proprio per questo eccesso di anidride carbonica disciolta dell'acqua. Quindi, come dire, questo effetto che è importante, quindi sarebbe importante che i mari siano mantenuti sani e puliti, quindi la depurazione delle acque, il non continuare a sversare tutto quello che capita nel mare, perché questo è un altro problema che affronteremo anche in un'altra puntata di questi incontri. Comunque è senz'altro anche questo un altro elemento da tenere presente, anche appunto il fitoplancton e in generale tutte le piante, veramente è importante preservarle al massimo possibile nel nostro stesso interesse. Se non ci sono altre domande. Dunque, io qui ho i ringraziamenti di Pinuccia e in particolare i ringraziamenti di Francesca Fabri che dice: grazie Enrico, come sempre, semini conoscenze con parole semplici e determinate. Ci vediamo il 14 dicembre. Sì, anch'io, quindi ringraziamo Enrico, ci aspettiamo appunto il tuo prossimo appuntamento, che avrai tutta a tua disposizione. Io ne approfitto per segnalare chi ha collaborato a questa puntata, appunto lo Zenzero che ci ha ospitato, Antonio Manti che è il suo presidente, Carola Sessarego che ha curato la grafica, Christopher Garaventa che in qualche modo cura la regia, Cecilia Balbi e Mariuccia Romano qui alla console che hanno garantito, vabbè, purtroppo la rete non la controlliamo noi, ha moderato Maria Teresa Tuccio, la quale ci mostra qual è il prossimo appuntamento. Quando ci vediamo e dove e con chi. Allora, il prossimo Beh, appuntamento. volevo correggere questa, ti ringrazio.
Però il presidente dello Zenzero è Angelo Moreschi, non Antonio. Comunque, va bene, chiedo scusa. Antonio è... Attenzione. Non ti preoccupare, però chiedo scusa. È doveroso. Mi era venuto il dubbio, ma ti ringrazio comunque. Grazie, grazie al relatore. Ti ha promosso, Antonio, ti ha promosso. Il prossimo appuntamento sarà il 9 novembre. Trovate tutti i riferimenti sui nostri siti, Zenzero e Ecoistituto, con relativo link per collegarsi. E sarà il professor, scusate che non ho... Nicola Armaroli. Non ho ingrandito, sarà il professor Armaroli, chimico e CNR, dirigente del CNR, che ci parlerà, diciamo, dei suoi libri. Avevamo messo in calendario il suo libro storico Energia per la Sonave Terra. Adesso è uscito l'ultimo, Emergenza Energia, non abbiamo più tempo, e quindi punterà su questo. Sull'emergenza energia, però avremo tempo di fare una sì, e con lui parleremo di energia solare, di idrogeno, insomma, della macchina elettrica. È stato ospite di Formigli. Del nucleare pulito che piace tanto. Del nucleare lui non ne vuol parlare, però perché pensa che sia inutile parlare. Da Cingolani per nucleare pulito. Sì, potremo comunque in coda accennare anche a questo. Quindi vi diamo appuntamento con Nicola Armaroli. Ringrazio ancora tutti e ringrazio di nuovo Enrico per la sua bella intervento e a tutti quelli che ci hanno seguito. Alla prossima. Grazie a tutti. Ciao a tutti, buona serata.